Visita improvvisata ieri venerdì 31 agosto a Fabrizio Bertotta, a Rivarolo Canavese, del deputato parlamentare che fa parte dei non iscritti, Bruno Gollnisch, del Fronte Nazionale. Una visita interessante oggi. Sì, una sorpresa dell'amico Bruno Gollnisch, appunto eravamo colleghi al Parlamento Europeo, abbiamo fatto molte esperienze internazionali insieme, lui nel Front Nazionale, io allora in Forza Italia, adesso nel mio ritrovato impegno in Fratelli d'Italia, che mi vedrà candidato alle prossime europee, voglio appunto stabilire alcune relazioni che riguardano innanzitutto le istituzioni europee, poi chiaramente i rapporti Torino-Lione, in quanto oltretutto il nostro amico deputato è della zona di Lione, quindi il tema dell'alta velocità, il tema dell'immigrazione, i buoni rapporti che comunque ci sono tra gli italiani e i francesi, ai quali non corrispondono in questo momento dei buoni rapporti istituzionali, visto l'atteggiamento del suo presidente, che d'altra parte ha una linea politica mondialista e sicuramente alternativa a quella che invece è la nostra comune visione del mondo, che è quella che privilegia prima gli interessi nazionali e poi eventualmente quelli del resto del mondo. Come ha detto poco prima il nostro collega, il Mediterraneo deve rappresentare i confini dell'Europa, non i confini dell'Italia, quindi ben vengano le frontiere aperte tra l'Italia e la Francia all'interno dell'Europa, ma ben venga anche il fatto che vengano protetti da quello che sta succedendo in giro, non soltanto nel Mediterraneo, ma anche parlo del passaggio ad est, parlo degli altri confini dell'Europa, che chiaramente non può permettersi un'immigrazione incontrollata e diffusa, come in questo momento sembrerebbe volere il presidente Macron. Gollnisch ha dichiarato di essere venuto a Rivarolo per incontrare Bertot, suo amico, del quale si augura, visto che si presenterà alle prossime elezioni europee, un rientro al Parlamento per le sue capacità e per parlare con Bertot di alcune tematiche di grande importanza, come il collegamento dell'alta velocità della Torino-Lione, TAV, e la questione degli immigrati. Gollnisch ha rimarcato la sua linea differente da quella mondialistica del presidente Macron e ritenendo molto interessante lo scenario politico che si sta sviluppando in Italia e il nuovo governo e che l'Italia può essere un esempio per gli altri paesi europei. Tornando a parlare di immigrazione, Gollnisch ha ribadito l'importanza delle frontiere aperte, delle importazioni, ma ha anche affermato in sostanza che per quanto riguarda le immigrazioni è necessario un controllo perché l'Italia non può continuare ad accogliere tutti. Sulla TAV, Gollnisch ha precisato. Je précise Io juste aussi preciso que solo mon intérêt che pour la il liaison mio interesse Lyon-Turin n'est per la pas seulement questione que je représente Lione-Torino Lyon, mais je suis non membre è della soltanto commission perché des io rappresento transports Lione, du ma Parlement perché sono membro européen. della Commissione Et c'est Trasporti pourquoi, al avant Parlamento de venir Europeo. ici, je suis allé Ed è voir per monsieur questo le che prima di docteur venire qui Gianni ho incontrato il dottor Gianni Plinio, qui a Pligno, été pendant plusieurs années che è stato presidente del Consiglio président du conseil regionale della régional Liguria de Ligurie. J'étais e che era a Gênes, Genova. Genova, pour avoir son per sentire interpretation la de la sua catastrophe interpretazione très malheureuse sulla pour catastrofe avvenuta. Voilà.